ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Ho deciso di fare invece che il solito Titanfall, anzi no, il solito Call of Duty Ghost, il solito Titanfall o Black Ops 2, ho fatto Guacamele. Perché ragazzi? Perché è il titolo che c'è in regalo per luglio su Xbox One, quindi magari vi faccio vedere un pochettino com'è questo gioco e poi parte da solo One Guide. Cancella. Bello, mi manda canale eccetera, cancella. Non risponde, vabbè, lasciamo perdere. Comunque sia, Guacamele è un gioco, diciamo, che si basa su una figura che dovrebbe essere un wrestler. E ragazzi, noi ovviamente impersoneremo questa persona che muore, prende una maschera. Vi siete persi i primi 20 minuti dove siete una persona normale in questo paese, mi sa messicano, quello che cazzo è, non lo so. E sfidate dei malvagi, dei cattivi che sono tornati dal mondo dei morti e poi ovviamente morite voi, recuperate una maschera, diventate un wrestler leggendario e dovete cominciare un percorso per recuperare la principessa del regno, specie di regno del cazzo. Adesso comunque sia, devo andare a recuperare questa principessa, quindi partiamo subito. Allora, ovviamente mi chiede di entrare col mio profilo, stranamente, perché come, per chi non sapesse il mio nome, mi chiamo Luca. Allora ragazzi, partiamo subito, inizia, come potete vedere, 21 minuti, in modalità normale, neanche troppo difficile perché altrimenti diventa noioso. Come potete vedere sono il wrestler, vedete, con la maschera blu, sì, ecco, tutto tatuato, prima non ero neanche tatuato per dirvi. Ah, ecco gli avversari, bam, molto semplice come dinamiche di gioco, cioè è una minchiata. Vedete, adesso ne ho ucciso uno e ho ucciso due. Dovete cliccare X e Y, sì, Y per prenderlo, tipo. E per schivare ovviamente fate le rotolate con con R, con l'analogico di R, quindi l'analogico destro, che ovviamente mi dimentico fisso i nomi, ragazzi. Ecco, questo qua mi spara ossa. Bam! La presa con Y, giustamente. Poi per schivare usate come ho detto R. E comunque le dinamiche di gioco sono molto semplici, divertente per alcuni versi. Poi per aggiungere magari, per avere un titolo in più, che cazzo, cioè neanche fosse il pagamento, è anche gratis, quindi giocatevelo, prendetelo se avete Xbox Live Gold. Vabbè, la storia è questa, vediamo un pochettino di spaccare il culo a sti stronzi. Poi devo ancora capire, devo ancora capire come cazzo distruggere queste cose qui. Ah, volete fare anche questi giochini sad, eccetera. Ecco, lancia le ossa rosse, va bene, pieni di sangue. Vabbè. Io ragazzi non faccio principalmente let's play come molti altri youtuber fanno, sapete perché? Perché principalmente quando io gioco una storia mi piace concentrarmi in quella storia e divertirmi. Anche perché se io lo facessi ragazzi, che non giochi... Ecco, vaffanculo, mi sto anche distraendo, cazzo, un brutto stronzo. Dove scappi? BAM! Ovviamente se avete visto molti let's play non li faccio, magari mi metto a fare un gioco come Battlefield, che vi ho fatto anche su Twitch qualche volta, ve l'ho fatto. Fermati, ho usato l'ordine di Carlo Scalata. Ok? Ho usato la cosa e poi la butta fine. Addirittura. Questo anche lo scudo. Non so, quindi come la comando. Una volta non essere un mago come te. Per giocare dovevo creare una roba in questi boschi. Quella ragione come ho detto per nobili re, con un'altra grande vista vittoria, ma tanto tempo fa la volevo precalare. Questa musica poi ragazzi è una rottura di coglioni. Cosa hai visto? Scuola i giorni che ti restano con le persone amate. Ma vai a cagare. Dai che qua non più voglia. Eita, che cazzo! Minchia, super potente la tigre, ragazzi! Cosa sono queste? Bello. Ok, Carlos. Cos'è quest'acqua? Voilà! Andiamo un pochettino. Vai, luchador. Opla! Opla! E vaffanculo! Bello! Fantastico! Oh, ragazzi, sto gioco è molto semplice. Come Max The Course of Brotherhood. Se l'avete giocato, ragazzi, è molto divertente. Almeno a mio parere, Ok, l'altro pezzo di cuore, perfetto. E anche il Max... Non so come si spaccano queste pietre, però... Vabbè ragazzi, non posso spaccarlo. Bello. E come Max The Course of Brotherhood, anche quella era molto bellina di storia. Simpatica, divertente, magari c'era anche... Mi veniva anche voglia di rigiocarmi qualche missione, perché... Se ci penso... Bello. No, ok, queste cose non ci sono.
Perché mi veniva voglia di fare anche le sfide che le varie sfide che c'erano, abilità, costumi, respawn accelerato, no? Costumi. Ma lascia perdere. Umbra magia. Sì. Bello, non scivola, grande. Quindi ragazzi, una storia in più, che cazzo se ne frega. Liana, non la prendi. No, ok. Bello, con le spine non so cosa ci facciano lì, magari scendo, no. Ok. Ti è venuto per fare un salto lungo. Ah. Tu compra. Cosa compro? Non ho soldi, sono morto di fame. Fare un salto. Per tocca per fare un saltello. Ah. Vabbè, quello lo può. Cos'è? Usa LT o R per trovare altri spuntoni e fa. È fantastico. Ah, grazie, zio. Bello. Non mi faccio niente. Vediamo cosa mi dice. Ah! Beh, sì. Qui guarda, che cazzo devo fare qui? No, niente. Vabbè. Devo risalire su da quella minchia di cole. Che c'è tipo la tigre malvagia. Ecco, come cazzo faccio? Non è semplice. Ma va a cagare. Dai, è impossibile! È un po' difficile, però questa musichetta, ragazzi, veramente è una tortura. È una tortura psicologica. Mamma mia. Bello, bello. Cos'è che ho fatto? Ah, ok, devo uccidere questi due stronzi. Doom! Peggio di Dragon Ball, ragazzi. Il luchador. Bello, vabbè. Ok, abbiamo... ancora. Cazzo. Leo, Leo, sta bello. Boom! Ecco, mi colpisce sempre sta cazzo di cosa. Oh, ma lo ammazzi di botte! Cè! Ma muori! Oh, ancora! Buttati giù! Bam! Vabbè, ovviamente io conosco... Io ho conosciuto esclusivamente questi cazzo di scheletri di merda. Diciamo che... Adesso, ragazzi, se ci pensiamo bene, non sono usciti che c'è tanti titoli per Xbox One, adesso c'è Sniper Elite V3, che forse è il titolo che mi interessa maggiormente, ma oltre a quello, ragazzi, cosa c'è? Non c'è nient'altro, se ci pensate. Una teschietta, che cazzo è? Cioè, ragazzi, veramente una tortura questa cazzo di cosa. Bello, bello. Cos'è? Vuoi comprare la merganzia? Io ho la merganzia. Frammento di cuore. Cos'è un bonus salute? No, non li spendo, ragazzi. Non li spendiamo ancora, dai. E qui cosa devo fare? Niente. Ah. Bello. 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 Ah, ecco, magari. Porca puttana, è impossibile. Niente. Non so neanche come distruggere sta cosa. E non so neanche dove. Su che cazzo. Su che cosa atterro. Qui non fa. Vabbè. Una casetta. Una casetta negli inferi. Qui la casa del luchador. Bello, non c'è un cazzo. Questa capra. Non gli faccio niente, ragazzi. Purtroppo. Cos'è sta cosa? Ah, bello. Si capisce quando bisogna spaccarle e quando non bisogna spaccarle. Cosa folle luchador. Perché non prendiamo sopra di cosa? No, 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 ne stiamo solo 15, se tutti vuoi, pure senza fare mai domani. Bello. Cioè, ragazzi, questa cazzo di musica. Porca puttana. Una tortura. Vabbè, ragazzi, lasciamo così. Cacca, te per ok. Vabbè. Per la domenica, per questa domenica, raga. E basta parlare! Bello, poi diventa di nuovo capra. Questi colori poi, ragazzi, fastidio agli occhi. Già, fatto? Rah, super pugno, ragazzi. Vediamo, usciamo da questa grotta e poi... E poi, sapete, finiamo. Ah, cos'è? Ah, è... Bello. 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 Dai. Non ce la fai. Sei troppo
Sei proprio un luciatore del cazzo. Dai! Minchia, una tortura. Oh. Vabbè, io non ce la posso fare, quindi andiamo qui. Bam! Finalmente capisco qualcosa. Si può... Ok. Bello. Come? Vorrei capire. Non ce la faccio. Vabbè. Impossibile. Allora, no, finiamo questa cosa, ragazzi, e poi chiudiamo, perché... Ah, ok. Ecco come si fa. Ma dimmi come! Bello, bello, impossibile. Impossibile, ragazzi. Impossibile. Non salta. Cioè, ragazzi, questo gioco fa sclerare. Oh, porca puttana, non salta. Bam. Cosa c'è qui poi? Aspetta che non sono andato. Ah, ecco. Bam. Almeno qualche mossa diversa. Porca puttana. Bello, sono un grande. E di... Dai! Oh! Mamma, bello, ok. Non c'è un cazzo. Quindi dobbiamo andare per forza da questa parte. Dobbiamo riuscire ad uscire per, almeno per questa puntata, cazzo. Ok. E qui c'è Zemo. E qui c'è Zemo. Adesso cerchiamo di capire come cazzo superare sto punto. E non salta. Non salta, si fa male. E non salti! No, non fa, ragazzi, vi giuro, non fa. È impossibile. Oh! Gesù! Grazie! Adesso facciamo un salto, ole! Questo è già il più semplice. Cos'è che vuoi? Faccia di uovo! Bam! Bam 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 bam! Ecco, almeno qualche mossa è più divertente, vedete? Se me ne dessero di più, almeno sarebbe più divertente ancora. Sicuramente più avanti, ragazzi, magari se vi piace la serie potrei rifarla. Sicuramente amici i piedi per una combo. Questo è un nemico. Un altro. Ecco, che cazzo di piante sono? Vai! Boom! Non le picchia, non le picchia, dai! Cioè, ragazzi, però un po'. Secondo me diventerà ripetitivo tutto il gioco. A meno che non vi mettano mosse nuove. Non salta, vabbè. Ovviamente le piante mi rompono i coglioni. Poi questi teschi mi rompono ancora di più le palle. Ma non ce la fa. Altro che luciador. Non ce la faccio. Ok, devo schivarli. Bam. Non ce la fa, vabbè. Sì. No, niente. Proviamo ancora. Ole, ce l'hai fatta. E lui muore. Scheletro sfondato, però mi sfondano il culo anche a me. Ok, sono chiuso in questa trappola. Se mi chiami le piante. Bam. Ok, una è buttata al buco. Bam, dai. Dai. Ok, tre buttate giù. Bam, ora ti ho buttato giù anche a te, testa di uovo. Va. Bam. Ma scendi anche tu, eh. Facile così rompere i coglioni da sopra. Dai, dai. Uff. Due monete di teschio. Cioè, ragazzi, poi cambiasse la musica. Porca puttana, non cambia neanche. Ecco devastato l'avversario. Dunque. Bam. Non fa. Adesso devo
prepararmi bene psicologicamente per salire qui su. Niente, non ce l'ha fatta. Wow, ce l'ho fatta. Cos'è quello? No, perché? Tocco R. Ok, dai. Ce l'abbiamo fatta. Vumbra, cosa devo comprare? Frammento di resistenza. No. Cos'è quell'altra cosa? Respawn accelerato, no. No. Magari compreremo successivamente. Ok, di nuovo. Promemoria, usa LT. Grazie, dammi il tempo almeno. Dai. Non ce la fate, non ce la fai. Oh, vedi? Ce la facciamo lo stesso? E poi me ne spuntano altri 30.000, dai! Ecco, così bisogna fare. Ricarettati a cazzo! Più o meno. O Y, o... va bene. Ok. Perfetto. E boom, buttati giù tutti, ragazzi. Oh, un'altra moneta di teschio. Cos'era quella cosa? Non ho capito neanche. Santa Lughita! Santissima sia. Dove cazzo siamo ora? Vabbè ragazzi, ok, siamo arrivati qui. Ci fermiamo a questo punto che sta caricando. A Santa Lughita, una città, una cittadina. Quindi ragazzi, quindi usciamo da qui. Queste musichette, sentite quest'altra. Porca puttana. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Era per cambiare un pochino, ragazzi, con questo Guacamele, che è il gioco gratis adesso, in questo periodo, in questo inizio luglio. Spero che ne mettano anche un altro gratuito. I primi due, che erano Max the Curse of Brotherhood e Halo Spartan Assault, diciamo che Max mi è piaciuto molto, Halo Spartan Assault un po' meno. Guacamele, diciamo che è sempre sull'impronta di Max the Curse of Brotherhood, solo che magari si può anche picchiare un pochino. E questo diciamo che giova abbastanza al gioco, mi diverte di più. Se mettessero qualche mossa in più, che sicuramente ci saranno, magari nel continuare a esplorare il gioco, conoscere magari tecniche di combattimento, tipo una specie di picchiaduro in due dimensioni, però dove c'è anche una storia, sembra. Non voglio esagerare con i classici picchiaduro, ragazzi, perché sapete quali sono i classici picchiaduro. Io, ragazzi, non li tratto perché non mi piacciono tantissimo. Però vabbè ragazzi, questo qua diciamo che per la storia mi sta anche divertendo. La storia non sembra profondissima, però vabbè, è divertente. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio mettete un bel mi piace e ditemelo pure nei commenti, ditemi continua, perché a me fa molto piacere sentire questo. Se vi piace una serie io la faccio volentieri. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga.